Io credo che i principi di fondo di una fusione siano due: uno di carattere etico, cioè che davanti alle difficoltà diventa necessario mettere insieme le forze, e un altro di carattere economico: davanti alle difficoltà bisogna cercare in qualche modo di ottimizzare le risorse, di risparmiare, di migliorare. Ecco, con il nuovo comune sicuramente la macchina organizzativa sarà più snella, ci sarà una riduzione dei costi della politica con un unico sindaco, un'unica giunta, un unico consiglio comunale, una riorganizzazione anche di tutti quelli che sono dei dipendenti, delle economie che derivano dalla cosiddetta economia di scala, quindi in qualche modo dagli acquisti, da un'utilizzazione diversa e più razionale delle risorse umane. Poi, proprio perché sono percorsi nuovi, considerate che in Toscana non si è fuso un comune dal dopoguerra ad oggi, noi saremmo i primi proprio in virtù di questa come dire, novità, diciamo addirittura di rottura di tabù, ci sono degli incentivi grandi. La Regione Toscana, legge 68 del 2011, prevede 250.000 euro a comune, e quindi nel nostro caso 500.000 per 5 anni. La legge statale prevede un surplus di finanziamenti pari al 20% dei trasferimenti erariali del 2010, che per figline incisa significa 1 milione di euro per 10 anni. Quindi cifre molto grandi che, per esempio, potranno essere utilizzate per l'allineamento verso il basso delle tasse e addirittura per una riduzione complessiva in entrambi i comuni. Quindi che vantaggi avranno le imprese? Un IMU e un IRPEF per i cittadini più bassa. Oltre a questo potranno essere utilizzate una parte di queste risorse anche per gli investimenti in infrastruttura, in messa in sicurezza di opere pubbliche, scuole, torrenti, e questo è ulteriore lavoro e in qualche modo uno sviluppo che negli ultimi anni si è bloccato anche per il famigerato patto di stabilità, ma dovrebbe essere chiamato patto di assurdità o di stupidità. Sono soldi che negli anni le amministrazioni hanno preso ai cittadini e che non hanno potuto spendere. Sono soldi quindi che ci sono. Pensate che per figline incisa sono 27 milioni di euro bloccati. Ecco, con il nuovo comune per i primi 3 anni il patto di stabilità non ci sarà, quindi questi 27 milioni di euro potranno essere liberati in investimenti, e in qualche modo è un piccolo piano Marshall che in un momento di difficoltà come questo può essere davvero un grande respiro. Ma l'occasione più grande io credo che sia quella di ripensare la comunità, di ripensare il rapporto tra cittadini e istituzioni, dando spazio alla partecipazione, una comunità che si ricostruisce dal basso, dalla cittadinanza attiva.